Rosa Antonucci, Maretata Cedrone, e a tutto lo porto l'ho trovata scritta così: Cedrone, Cedrone Rosa, Giunonica Brigantessa. Ma tu, Giunonica, vuoi essere felice che sono rossa? Ne vede niente, quasi niente è vero di quelle che si scrivono in coppa agli briganti. E non è vero neanche quelle che loro insieme a briganti. A me mi hanno sempre chiamata Rosina, e chiamatemi Rosina. Io alla scuola non ci agito perché tata faticava alla selva e era troppo lontana, perché ma me la mia però sapeva leggere e scrivere e mi imparetta un sacco di cose. A così mi ho imparata a leggere, a scrivere, a fare i conti, in coppa alle scorze la vaniglia con gli ignostri di Samuca. Sia come sia, saccio leggere e quando mi capita a mano un foglio regista mi riguardo buona, perché voglio capire che capa d'essa gente, che gli passa per la capa, chi vanno fregato tutte queste chiacchiere. A Francesco mio gli hanno chiamato brigante, e a me che sono la moglie, brigantessa. E sono 6 anni oramai che amo facendo sta vita, sparendo a scuppettate, miesa la macchia. Ma prima che arriva la botta buona, che mi schianta in terra in tutto, come può capitare tutto quanto? Lo voglio raccontare come ci siamo conosciuti e Francesco mio. La prima domenica di settembre, al paese mio, fanno la messa per la Madonna. E per ragione, vennero pure certe campanelle e rocce, un coppolo bagarello fatto proprio da bene. Noi a paese non ci amo mai perché gli asciamo solo per faticare e per gli alla messa o a qualche festa. Tan teneva 16 anni e per il paese non c'era asciuta mai. Chi gli giorni gli è alla messa con l'amica mia e ascende, mi permette, andando a una bancarella che veniva dalle campanelle e le cocce fatte veramente bene. Mi piacevano tanto, tenevo anche un soldo per me la cattà, però me lo guardava. E Francesca guardava a me che guardava le campanelle e le cocce. Potuglietto, senza dire una parola, piglietta una campanella e me la retta. Io non saccio manco come chi abbiate sta campanella e me ne scappiate senza dire manco grazie. Non era fatto manco 100 passi che Bruetta suona sta campanella. E che la non suonava? Adesso perché me l'ha rialata facendo? La zona! E l'amica mia mi guardava una cica curiosa. Non zona perché ci manca gli abbatocchi. Errerevano sotto sotto. E che ci faccio con una campanella senza gli abbatocchi? E se gli vuoi gli ti fa la raizza. Errerevano. E se non gli te manchisse? Gli te. Stai solo aspettando che gli vai a petto per dare figlio. Errerevano che le scimmie scriate. Io tenevo 16 anni, era valiungella, ma preguntosa non c'è stata mai. Tornato a rete, allora diceva Francesca, gli diceva, fammi un'altra cosa. Francesca, senza dire una parola, pigliette la campanella, ci mettette gli abbatocchi e la facette suonare. Come se dentro suonasse la campanella, attacchiette a rire che non la faceva più. E si mettette a rire pure Francesca. Fu così che cominciavano a parlarci. Poi mi ritrovavo sempre a Nanzi di Piera. Io alla messa,
e me la ritrovavo con la mia. Ieva la forza la arrivava e me la ritrovavo là che passava là per casa. Ieva la fonte e chi ripassava, ripassava, passava, rispassava e alla fine tutto il paese sapeva che Rosina teneva un muscone attorno. Poi un bel giorno, purtetto gli usciuc annanzi la casa a Patona. Questa è l'usanza del paese nostro. Quando un giovane sonzura con una vagliola, piglia un usciuc, perché noi faticamo in mezzo alla selva, faticamo con la leva. Piglia su sciocca, si infiucchetta bene bene e gli volta innanzi la porta della casa la vagliola che si consura. Poi bussa forte e si va a scuola. Il padre esce, vede su sciocca e dice: chi ha giocato la figlia mia? A chi lo punto? Il vaglione esce fuori da una scuola e si fa vedere. Se a mio padre ci piace il maglione, le dice niente, piglia gli ciocchi e si riporta dentro. Se il maglione non gli piace, e dice: maglione, arrotondi su ciocchi e vi quale cazzo vi ha da fare. Padre non ricette niente, piglia gli ciocchi e gli porta dentro. E la sera stessa, Francesca mi manetta la serenata con la zampogna. Poi, scusate, ma vedete i figli, la fatica. La fatica nostra è quella della leva, che a mano ti fanno a diventare sicca e tosta, proprio come allora. Francesca era faticatore e io gli aveva sempre messa la selva e gli aiutava, gli ha sempre aiutato, con gli forcelloni. Ovviamente ci aveva. Non è che ci puoi ir studiare con una vestarella lunga lunga alla selva, eh? E no, tanto mettere un pantalone, un calzone. Io ero con il calzone pure al paese, quando tignano i panni. Mi portava fino a 6 mule cariche di frasche e taccarelle. Francesca ci mandava sempre a me, perché diceva che le femmine sono più fine. E io non mi faceva fregare troppo facile in coppa di prezzi. Sia come sia, campavamo buono, ci volevamo bene. Poi, succedette il 48. Si scarrupette tutte cose e noi rimanettemo così, mi siamo scarrupetti. Girava voce che il re era morto, che i figli se ne erano scappati e che già volavano scuppettate attorno agli altri paesi. Al paese nostro non è celotica, che mo si fa chiamare signora, ma per me è solamente un pezzetto 30 all'anno. Se la messa in capo che voleva fare un comitato per appoggiare un re a Gaeta. E venette alla casa di Francesca e parletto con Francesca e Francesca dicette: sì, ripensandoci, non la fosse mai fatta. Tutta scappa in coppa alla montagna, insegna con un cucchiavone. Eravamo in mare, eravamo in esercito, le scuppettate volavano e gli magna sapore scappavano se facevano a tempo. A Francesco mio, che era faticatore pure con la scuppetta, mi facette recapitare. Tanto mi pareva chissà che, ma ripensandoci, sacci che Chiglio fu solamente un fuoco di pane, a vampetto forte, facette una lampa e si studette subito. Troppo traditore, troppo malagente, troppi all'accantare, il sole è nasciuto più. A Cilette racchiavò un coppo la montagna, ancora non si sa chi fu e come. E gli spagnoli, tristani, che arrivettero roba a cucchiettero poco e niente. Così. Ce ne tornettamo alla casa, zitto zitto, quieto quieto. Volevamo ricominciare a faticare, volevamo vivere in pace. E durette poco però, perché il mese ce l'ho, il pezzente rende all'anima. Ci sovennette.
per una pende carretera. Ed era una pazza, buona compascia la grava. Ma i signori che si stavano a spartare la terra erano arrivati a sto vento che pure is. E is facette di nome tutto quanto, passette alla forza, tutti di nome che prima era passata alla massa. Eppure che a cruno che gli stavano dopo lo padre dicendo. Parecchie furono arrestate, parecchie furono accise. E lui facette mattina a scappare. Era lì di giorno. Stemma alla macchia e ci chiamano brigata. Ce l'hanno fatta storta, ce l'hanno fatta, ma non ce la facevano scuna. Fino a che gli c'era la forza e provano la scoppetta. Non siamo brigati. Qui. Speriamo. Mi chiamo Maria. Mariucci, come dicono tutto qua. Sto con la macchia, insegna con frate nella banda sia. Sono una brigandessa come a tanti. Ma vi volesse raccontare come ci ha già raccontato. Quando che Calietta rimane a sapone, la coppa, ma cesaglia proprio brutta, Pareva che Calietta era già un guastino, come se non sapessero che la gente nostra si sarebbe ribellata. Non guardavano in faccia a nessuno, vecchie, giovani, femmine, uomini, creature, accirevano a tutto quanto, alla mano, poi avevano fuoco alla casa. E passavano a presso. La gente nostra ci provava a vendere, ma chi erano assai, erano un esercito, e tenevano fucile, provola, razze e cannone, e noi mettevamo che a che scuppetta buona faccina di tutti. La provola era fatta in casa e lo parlano chiunque pure. Ma ci difendevamo, Eppure troppo buona. La gente nostra gli piace sì il vino in pace, ma tenga la guerra. È tosta per chi va qua a fare la spesa. Cavalli gli era passato. E gli magna sapone. Parecchie magna sapone ci hanno passato la pelle, mi sono fatta nostra. Mi sa tutta che la ci sai. Più peggio. Era per così. I magni a capone ci avevano due anni e ci fa quello che voi potete immaginare. Non guardavano in faccia a nessuno. Femmina maritata, femmina zedella, pagliolo, vagliungella, a tutto quanto. E la facevano talmente tante spisse che eravamo arrivati a pensare che ce l'erano accomandata perché ci avevano passato voglia. Da tutto lo maniera. Noi femmine ci tenevamo a parare in qualche maniera e la cruna era pensata che le spillone, la pacchiana potevano servire e l'avevamo cominciato a fare più grossa e più lunga. Tanto teneva 15 anni e li portava pure gli spillone, ma mai a pensare che non poteva toccare a me. E quando gli vecchi dicevano stito a corto, a noi ci pareva proprio una pazziarella. E invece che gli vanno a tocchetto proprio a me, gli uriavano, ci sono parenti innanzi. Stava alla forma con Carmela. Eravamo lì da Varese e trovavamo un po' che era in igno, perché con tutta quella cesaglia a mangiare era diventata pure difficile, la fame ci faceva sentire. E allora fu che ci sono parenti innanzi due scausacani a mia sapone che ridevano e parlavano in giallo tra loro. Quello che dicevano io non la saggio, ma avevamo capito pure che lo volevano fare. E allora ci tettano
a correre Carmela a Navia e gli annata. E che là, l'ultima volta che mi chiesto a Carmela. Non lo saci che io correvo, correva a piedi scalzo, mi hanno mandato la forma. E sta appriessa, e come arrivette a Nanza alla Conara San Michele, mi si tiette dentro e mi hanno spugnetto tra gli altarini e l'uomo. Sapeva che gli vecchi erano raccontati che gli francesi che tant'anni fa erano stati dalla parte nostra. Tenevano la chiesa come una stalla, non credevano a niente, e non secondo degli cristiani che hanno acceso a Nanza a Gesù Cristo e a tutti gli santi. Ma pensava, il Magna Savona non soffre Gesù in tutto, è capace che non lasciano stare in della chiesa. Come mi sbagliamo? Come mi sbagliamo? Arrivette il Magna Savona, ma guardette, sono mettette a rire e pusette in terra fucile e zaino. E si avvicinava e rireva. E parlava in Gianfra, non ha capito che cazzo stava a dire. Come venendo due di io non potevo muovere più. E mi cominciato a mangiare. E mi sento la vista. E io mi ricordo solamente quanto faceva ragliere, surore, rasse e provola le cannone. E mi faceva schifo. Fu allora che mi venette anima e coraggio. Come allucinare che quando non può scappare chiusi e t'anguaglia gli cacciatori. Facendo finta che mi sta buona buona e cappetto lo spirone. E ci li schiaffietta in canna, rendi lo cannariglia così. Non ricorda che faceva pure resistenza in grama, io fulliva con tutta la forza mia. Ma posso scordare la faccia del facente? Perché quando tu ira non mi permuore, la faccia lo fa, non te la puoi scordare. Ma continuavo a fuori e gli passietta da parte a parte e mi fermietto solamente quando lo spillone arrivette alla capocchia. Quando schiattetto in terra, c'è pure fatica di ragacciare che mi sa che mi faceva asciugare la mano. Mi guardava, tremava e piangeva, rideva, piangeva. Ma sa che era asciuta pazza. Guardietta, la statua era San Michele e vedete che purisse era un forcenato di un diavolo sotto l'isse. E dicette, San Michele, sì, ha già acceso un uomo, ma tu non puoi capire. Perché tu sei fatta la stessa cosa, chi sta meno al diavolo e se lo meritava con lui. Vada terra, ma ti era fortunato. E tu c'hai da mettere una buona parola. La sette di spillona, Nanza agli altarini a San Michele e me ne dietro. Era chi più giorno. Mi faccio chiamare Civilina. La brigantessa. Diceva sempre Fatima, sta guerra l'hanno vinciuta gli marioni che zuzzi e vigliacchi, che prima hanno portato la miseria e ora campano alle spalle di una povera pezziera. Tanto non la capiva tanto che era ricca, ma muore. Mo che so vedova e saccio quando è tosta a campare. La so capita, sì. Mi chiamo Maria Lucampo, mi dice.
Perché padre mi faticava tanto ai camp quando sono nato. Ai camp, mezza gamba, dicevano le antiche. E una ditta che va girando pure. Era una terra buona per pascere la grava, non era una terra faticatoria. Ma chi lo vuole padre? Prima mi raccontava che c'era a demani. E poi era passata a padrone. Era una terra che ti faceva ittare usando con la fatica. Poi ci facci niente e chi gli niente. Si rifregava pure il padrone. Il padrone di tutte cose. Che prima era rasata, bella, rasa. Poi c'era fatto fascia la grave, quando non ci stava più niente, ma anche con la grave, era la tappata, ma a patto mi c'era cuccata che la bella fregatura, ma che cuore fesse, chi non era buona a faticare la terra. Prima faticava rende una frabbica ruscia, poi chiurettero la frabbica, e chiurettero tutto lo fatto. E gli pare qualcuno se ne ettero lontane. E gli vecchi se morevano la fame e caccheruno con mio padre ma si ingegnava a sta sotto padrone. Mi pare che non siete capite che sono nata rendo la miseria. E rendo la miseria sono rimasta. So vedo la gente. Marito, sono muretto mentre faticavo. E non mi rettero manca la paga del giorno prima. E a una povera femmina come me, che non teneva niente. Con un padre coppa una seggia, rimbambito, due figli piccoli. La trosca ci ha pensato sulla mente, come fa sta peggio. Ha presentato in un giorno alla casa un segretario comunale e uno che si fa chiamare Gnoreci, che viene dalla Francia tutti gli anni alla festa del Santo Patrono. Si ha presentato alla casa e mi portettero una cigara a mangiare come una mosca. E poi ha cominciato a parlare tra le frabbiche in Francia, alla Francia, che servevano le creature perché tenevano le manuccelle piccole per poter lavorare a buone rovetro. E che figlio mio Francisco, che tanto teneva 80, se poteva imparare una fatica e poteva guadagnare buono e mi poteva mandare i soldi e che ci pensavano a tutto loro e che pensavano in salvo viaggio e che mi serriano pagato ma un briaghetto della cervella con tutta quella chiacchiera. Mi ha presentato le due foglie da firmare in saggi scrive per mietto con una croce e poi mi rettero due settimane la fatica e se portate la fine due settimane la fatica la fine. E da chi lo giorno maledetto degli angelisti sono passate 10 anni ormai. Un segretario comunale si è accattato in un fondo rosso nel tuo paese, si fa chiamare signore che gli possa pavare il padre eterno. E il segretario comunale che c'è sta mo, dice che io non sapevo niente. E tutti quelli che ritornano, caccheruno che torna dalla frappa che è la Francia, senza una lira, tesica, non si offrono manco a parlare. E nessuno si ricorda di Francesco. Dice che la regina vecchia alla Francia
ha fatto fare un ricovero con tutte le creature che sto io a faticare dalla frappa che avete. Speriamo che almeno figli miei, poi Francesca, sono potuta entrare. Speriamo che non sta a soffrire la fame. Signore Ciro, la vedo tutti gli anni con la festa del mio santo patrono. Vai in bar, fai un milord, poi vorrà bere a tutti quanti. A me allora che non ci fanno manca trasì, e quando li incontro quella via, fa finta che non lo vedo, se ne scappa. Però sacce che mette sempre una frega risolta con la festa del mio santo padrone. La farina del diavolo, se pure staccata pure il panatello. Porta pure la statua dello santo in processione, ma annanza la chiesa, rende la piazza, alloga gli scomodi, rende di mica, non ce la porta non la statua. La drosca sta fatta così. Fatica per il riavo e prega i santi. Francesco mio, perdono, ma perdono!